Non si sentiva, mi scusi se può rimettere l'audio, ecco. Sì, io, ma penso che siano momenti di tensione che non sono mai positivi, mai belli, però è anche questa, il fatto che si sia caricata questa protesta quasi come una battaglia di libertà e di dignità, e le persone che partecipano si autoconvincano, addirittura sentivo per i nostri figli. Bisogna ricordare a queste persone, a cui appunto rinnovo il dispiacere perché si arriva in un momento di tensione che non va mai bene, ma ai nostri figli ci pensiamo se il paese continua a lavorare, se continua a... Abbiamo avuto 1 milione di disoccupati per i lockdown, cioè questo bisogna ricordarsi chi non è lì in sciopero, chi non ha il lavoro, chi ha perso tutto grazie al fatto che per scoraggiare il contagio ci sono state misure restrittive. Su questo ovviamente credo che sia fondamentale, adesso che abbiamo un'arma per combattere questa terribile pandemia, non ci possono essere queste deviazioni. Io vorrei dire qualcosa in più sul ruolo degli intellettuali. Ahimè, mi dispiace, ma l'appello di questa mattina è molto positivo, sicuramente non avrà lo stesso spazio mediatico, perché bisogna dire delle fesserie per essere ascoltati. Mi dispiace che proprio su questa stessa rete andatevi a rivedere il palinsesto dell'Arena della scorsa settimana. È qualche cosa di chiaramente incitatorio, non ha nulla di confronto tra posizioni diverse. Vedere dei personaggi che fanno a gara a dire cose senza senso per inseguire un pensiero che non sta né in cielo né in terra, e Agamben e Cacciari, lì c'è sicuramente, Cacciari è sempre stata una persona di grande lucidità. In realtà con questo ceto di intellettuali fa vedere che non accetta il fatto di avere ormai superato una certa età e di rischiare di sparire davanti alle telecamere. Perché questo è una malattia di narcisismo di queste persone, e che non dovete smetterla di assecondarla, insomma. Ci sono dei noi farmaci, abbiamo invitato il professor Gozzano, non ci sentiamo, non prendiamo. No, ma sentiamo, posso dire una cosa? Cioè, sa che non parlo di lei, no, sa bene che non parlo di lei. Ma no. Parlo ma di un certo giornalismo che continua a mangiare in termini di rifornimento narcisistico a dei personaggetti che ormai non hanno più nulla da dire, dicono delle cose strampalate senza rendersi conto del male che fanno a questo paese. Perché dire siamo in una dittatura, come dicono attori da strapazzo o intellettuali che diventano di quinta fila, è un problema molto serio. Perché deve avere una maggiore consapevolezza? Diamo spazio all'appello del professor Gozzano e al professor Gozzano, prego.